Che è quello che ci dovrà sempre di più appartenere e quindi il ruolo anche che possono avere tutti coloro che possono contribuire sulla formazione, che diventa sempre più indispensabile, ma anche su tutto ciò che concerne la ricerca, saranno le cose che, ripeto, ci dovranno caratterizzare nei prossimi anni. Esatto, quindi. All'interno di questi, vogliamo zoomare sui fattori di successo del Made in Italy del mondo, io ho, mi sono convinto che la materia prima italiana valorizzata, eh, migliorata nella genetica, migliorata a tutti i livelli, possa diventare un fattore inimitabile per il prodotto italiano. Mi confermi questa lettura? Ma sicuramente la genetica ci aiuterà soprattutto oggi che abbiamo a disposizione Nuove forme di ricerca applicata, il passo successivo è fare l'applicazione in campo, non solo in laboratorio. Per tutto ciò che concerne la cisgenetica, e l'MBT, che non sono i vecchi OGM, ma che diventa la possibilità di intervenire sul DNA della singola pianta e creando anche un meccanismo dove tu sarai in grado di dare una risposta concreta, da un lato al tema anche dei cambiamenti climatici, perché saranno piante più resistenti. Avranno un minore utilizzo, ad esempio, di prodotti fitosanitari nelle fasi di coltivazione, quindi diamo una risposta anche a ciò che oggi l'Europa ci sta chiedendo in termini di attenzione sul Green Deal. Ma soprattutto creiamo le condizioni per le quali si possa aumentare anche la capacità produttiva nel nostro Paese. Non è purtroppo sufficiente solo la ricerca e la genetica. Servono anche degli investimenti di carattere infrastrutturale, ad esempio tutto il ruolo che i bacini di accumulo dovranno avere. Io ho avuto il privilegio e l'onore di partecipare al G20 e i paesi che sono noi maggiormente concorrenti, il primo investimento che stanno facendo è la gestione delle risorse idriche. Nel nostro paese noi tratteniamo solo il 10% di acqua piovana. Gli altri paesi stanno ponendo un obiettivo, ripeto quelli a noi concorrenti, di arrivare al 50-60% nell'arco di sette anni. Noi dobbiamo fare altrettanto. Da un lato una risposta al dissesto idrogeologico, ma diventa sempre di più avere una visione rispetto al ruolo che l'acqua può avere sulla qualità delle coltivazioni, ma anche nel garantire i processi di trasformazione. Quindi una visione che non è solo settoriale, ma ripeto, è di insieme rispetto a quello che la filiera agroalimentare può rappresentare in termini di opportunità per il Paese Italia. Ricordiamoci. Che oggi noi abbiamo un valore aggregato di tutti i soggetti che ovviamente sono direttamente interessati, di 575 miliardi. L'occupazione supera i 4 milioni di persone. Siamo nelle prime voci in termini di interesse di PIL per il paese Italia. Noi riteniamo che si possa fare ancora molto di più. La sfida è l'Italian Sounding, l'abbiamo sempre visto come il problema. Trasformiamo il nostro punto di vista in opportunità. Se noi saremo in grado di investire anche utilizzando al meglio le risorse del recovery sul tema infrastrutturale, quindi il tema della portualità, il tema dei retroporti, il tema dello sviluppo del trasporto con ferrovia dello Stato, noi ieri abbiamo firmato un protocollo proprio sotto questo punto di vista per incentivare il trasporto su rotaia che ci rende molto più competitivi anche in termini di costi e ovviamente. Anche tutto il sistema cargo, che diventa indispensabile quando, rispetto ai nuovi sistemi di commercializzazione, l'e-commerce, tu devi essere particolarmente veloce, se noi saremo in grado di saper cogliere queste sfide, allora noi saremo in grado di ridurre l'Italian sounding nel mondo e sostituirlo col vero prodotto agroalimentare italiano. È un cambio di passo eh, che non ha precedenti. Noi riteniamo anche sotto questo punto di vista che vanno incentivati e valorizzati anche le nuove generazioni rispetto a quelli che sono i percorsi di carattere scolastico con un'apertura mentale completamente diversa rispetto al passato, con la conoscenza delle, delle lingue, con la voglia. E la curiosità di occupare spazi nel mondo, e in questo modo io sono convinto che faremo crescere sicuramente il settore dell'agroalimentare nel nostro paese. Sono molto d'accordo, e vorrei fare una domanda che è solo apparentemente provocatoria, ma per stimolare la risposta. Questa filiera, la filiera di cui continuiamo a parlare, se partiamo dal presupposto della valorizzazione della materia prima italiana. A che punto siamo nell'integrazione di filiera che rende realmente diverso, io posso citare il caso del pinolo, il caso della nocciola, del basilico genovese di O.P., del pomodoro che dicevo prima, delle olive, cioè io se riesco a rendere la biodiversità italiana un prodotto finito non c'è nessuno che possa copiarmi, viceversa il brand, il nome, se lo chiamo parmesan o lo chiamo... Eh, parmigiano d'accordo si potrà combattere in più ci sono le tariffe ci sono tanti ostacoli che potremo politicamente superare ma tecnicamente dobbiamo mettere insieme il mondo agricolo e il mondo industriale questo era la, il senso della, della provocazione ma io penso che una delle sfide sia anche il posizionamento del prodotto per valore eh, Tante volte noi ci siamo un po' così divertiti a dire che eravamo quelli che producevano di più. Ad esempio, prima si parlava di settore vitivinicolo. no? Iniziamo a parlare, oltre che della quantità, del valore economico, che è una cosa completamente diversa. È vero, noi siamo cresciuti in questi anni, ad esempio, nel settore vitivinicolo. Siamo arrivati ad avere un prezzo medio intorno ai 3 euro per litro venduto. I francesi sono a 4,3 euro. Allora, la sfida è arrivare lì. Perché se noi portiamo a casa valore, il valore viene distribuito all'interno della filiera. E io ho una previsione di dare una risposta ai bisogni dei miei imprenditori che è quello di aumentare la redditualità. Perché se io sono in grado di accompagnare l'aumento della redditualità sulla filiera agricola, sono in grado di poter affrontare quelle che sono le sfide legate alla transizione ecologica, legate all'innovazione che ci dovrà essere in agricoltura, legate a tutti quei processi che ci devono vedere protagonisti. Quindi, il tema del giusto prezzo all'interno della filiera, noi riteniamo che sia il tema sul quale ci dovremo sicuramente confrontare nel prossimo futuro. Estremamente giusto. Ancora ti chiedo il ruolo dell'innovazione per l'azienda agricola e per la filiera, perché come ci siamo detti e come racconteremo diffusamente più avanti. La nostra ambizione, di cui abbiamo parlato insieme con il presidente Prandini, è proprio quello di creare un meccanismo per portare la grande innovazione a vantaggio del sistema agroindustriale tutto ed integrato. Ritieni che questo abbia uno spazio nelle politiche sia di Coldiretti che nelle politiche del Paese? Ma io penso che mai come oggi noi dobbiamo essere fortemente convinti che la sfida non è solo legata ai grandi gruppi. I grandi gruppi devono essere il traino, ma per creare la condizione perché tutta la filiera ne possa beneficiare. La sfida è fare rete sistema, non è mandare avanti solo qualcuno, perché vuol dire che noi andremo a perdere buona parte delle industrie o imprese agricole che invece devono essere accompagnate. La tecnologia ci aiuterà. Noi siamo spinti ad esempio su tutto ciò che riguarderà, prima si parlava di etichettatura, oggi noi pretendiamo che ci sia una forma di informazione corretta nei confronti del consumatore, del cittadino, poi sia libero di decidere che cosa acquistare ma con la consapevolezza rispetto a quello che acquista. Contestualmente noi guardiamo già quelle che saranno le nuove forme di etichettatura. Prima parlavamo di utilizzo delle risorse del recovery. Noi oggi abbiamo la possibilità di utilizzare parte di queste risorse sul tema della digitalizzazione. Parlavamo di infrastrutture. Una delle infrastrutture più importanti, ovviamente, è la rete. Perché se tu non hai rete, non fai nulla di quello di cui noi stiamo parlando. E anche qua, proprio nei giorni scorsi, abbiamo sottoscritto il protocollo con Gubitosi e con Team, proprio perché ciò che è stato fatto anche da Confindustria, creando, diciamo così, delle aree. Eh, di innovazione, lo stesso lo faremo sulle filiere agroalimentari perché si parta dal lavoro fatto all'interno delle imprese agricole fino alla fase di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Utilizzando il dato, trasformandolo in blockchain o QR code, diventa la possibilità per informare in modo corretto i cittadini e i consumatori. È inutile che fra noi operatori sappiamo di essere oggi l'agricoltura più sostenibile a livello mondiale ma se usciamo da questa sala non c'è assolutamente, diciamo così, eh, conoscenza da parte del consumatore rispetto a quello che noi oggi siamo e rappresentiamo. Noi dobbiamo saper e poter comunicare e le forme di digitalizzazione sotto questo punto di vista diventeranno un acceleratore. Qualcuno dice serviranno decenni. No, la tecnologia oggi è talmente veloce che o noi siamo in grado di sfruttarla e utilizzarla e renderla immediatamente fruibile, già nell'arco di qualche anno, se non lo faremo noi, lo farà qualche un altro. Io penso che per ciò che rappresenta oggi la filiera agroalimentare anche in termini di valore economico, in termini di garanzia per il paese Italia, noi non ci possiamo permettere che i nostri competitor siano più veloci rispetto a noi. Quindi mai come oggi fare rete, fare sistema diventa di fondamentale importanza uscendo anche dai vecchi luoghi comuni e dalle vecchie, diciamo così, logiche di contrapposizione fine a se stessa. Hanno fatto male alle, alle realtà di trasformazione hanno fatto ancora più male alle imprese agricole. Sicuramente era comodo dire sempre che era colpa dell'altro. A me questa politica, questo modo di fare non mi appartiene, lo ripeto sempre anche quando mi confronto con i nostri associati, io sono per costruire traiettorie di futuro diverse rispetto a quelle del passato. Ottimo, intendo dire, una coppiata nella mia visione di una blockchain estensiva. Con una politica di marketing per cui io riesco a proporre la materia prima italiana nel mondo insieme al prodotto, potrebbero veramente rendere un vantaggio competitivo l'essere integrato. Io che mi occupo di portare le aziende alimentari nel mondo eh, vi dico che come il basilico genovese di OP non esiste al mondo. Ho assaggiato basilico prodotto in Cile, prodotto in California, o pomodori prodotti in Cile o in California, non hanno niente a che vedere col prodotto italiano. Come faccio a dire al consumatore questa frase che nessuno dice? Perché non ci sono produttori italiani di pomodoro presenti negli Stati Uniti, se non a livello estremamente di nicchia o marginali che dicano quello che sto dicendo io, non c'è nessuno che dice che producendo la farina di grano tenero in Italia col grano tenero italiano la pizza è meravigliosa, mentre gli altri grani teneri del mondo sono troppo duri, o noi riusciamo a valorizzare e a eliminare le frodi, perché a un certo punto se tu eh, spacci per farina di grano tenero italiano farine che vengono da altri paesi, non hai la stessa resa. Però l'accoppiata dei due rimane il fattore vincente per alimentare nel mondo. Ancora un'ultima domanda. Come riusciamo a fare attecchire sull'agricoltore? Qui è il ruolo di Coldiretti, di cui ti, ti chiedo. A fare attecchire il bisogno di innovazione tecnologica su un mondo che è estremamente frammentato, estremamente piccolo come dimensione di appezzamento ed è probabilmente in una fase di alfabetizzazione tecnologica che ha bisogno di alcuni passaggi prima di arrivare a sfruttarla. Partiamo dal primo. Io mh, sarebbe eh, così eh, impensabile eh, pensare, scusate il gioco di, di parole, eh, di essere eh, noi come italiani e il sistema agroalimentare italiano diciamo così, nel fornire eh, prodotto a tutti i cittadini di tutto il mondo. Ci prenderemmo in giro. Certo. Noi dobbiamo avere la voglia di posizionare il prodotto agroalimentare italiano, ne parlavamo prima, anche sul valore che gli deve essere riconosciuto. E quindi aprirci a quelle fasce di mercato sicuramente importanti che oggi nel mondo ci sono. Basti pensare a quella che è stata la crescita anche nell'anno della pandemia sui mercati asiatici, dove è vero che per volume non è ancora paragonabile a un mercato come quello atlantico, come quello statunitense. Però la crescita è significativa perché abbiamo fatto più del 52%. E lì oggi c'è una fascia di popolazione che in termini di disponibilità economica ha grande capacità e ha voglia di crescere anche in termini culturali, nel gusto. Allora quello è quello che a noi ci deve appartenere. E allora lì saremo in grado, proprio grazie anche alle nuove tecnologie, di far capire dove c'è la differenza in termini di gusto sul prodotto. Poi noi abbiamo una fortuna che non è data da eh, un qualcosa che è imputabile a delle singole persone, che è il suolo che noi coltiviamo, la differenza per il quale... Il nostro cibo si caratterizza anche in termini di sapore in modo differente, anche qua potremmo nuovamente citare il settore vitivinicolo, ma potremmo parlare di ortofrutta, ma potremmo parlare di tanti altri prodotti, compreso quello cerealicolo, è proprio dato dalla situazione pedoclimatica e dalle condizioni del suolo che noi oggi lavoriamo che ci mette nella condizione di avere dei prodotti unici. Quando tu hai un prodotto unico state a valorizzarlo. Questa è la sfida che noi dobbiamo... Secondo noi, sapere interpretare. Contestualmente, sul tema dell'accompagnare le imprese è vero, lo dicevamo prima: l'Italia in genere, anche non solo nel settore agricolo, anche nel settore dell'industria, è fatta di piccole e medie realtà. Per quanto concerne noi, ci immaginiamo un percorso che piccolo, medio e grande devono lavorare insieme. Il grande può essere il facilitatore nell'inserimento di alcuni principi. Ma noi dobbiamo creare le condizioni perché queste attività e tecnologie ricadano su tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni. È fattibile? Assolutamente sì, soprattutto se noi la giochiamo con i player principali del paese. Come dicevo prima. Noi abbiamo eh, ieri siglato un accordo con Ferrovie dello Stato, abbiamo siglato un accordo con Tim, abbiamo siglato un accordo con Eni. La sfida qual è? È quella di fare degli acceleratori, grazie a questi soggetti, rispetto ai bisogni, e diffonderli sul territorio. Io sono convinto che la capacità degli imprenditori italiani ancora una volta emergerà e noi saremo in grado di tradurre quello che oggi è un sapere che abbiamo soprattutto all'interno del nostro paese in cultura e informazione diffusa a livello mondiale. La vera sfida, come dicevo, è il posizionamento del prodotto, è creare informazioni nei confronti dei consumatori. Quando il consumatore è acculturato non ha ombra di dubbio, gli Stati Uniti ce lo insegnano. Sceglie il prodotto agroalimentare italiano. Se poi saremo bravi sui sistemi infrastrutturali e con la conoscenza dei mercati, saremo anche in grado di andare a erodere quello che è il valore dell'Italian Sounding e di trasformarlo in vero prodotto agroalimentare italiano. Ultimo punto: per noi la sfida è dare redditualità ai nostri imprenditori agricoli perché purtroppo c'è stato un impoverimento all'interno della filiera. Oggi a me non mi interessa dire di chi è la colpa, parto da una consapevolezza per cercare di mutare la situazione lavorando insieme ad esempio con gli accordi di filiera, con i progetti di filiera, creando insieme a chi fa la trasformazione e la commercializzazione un sistema che riguarda l'agroalimentare in tutte le sue componenti completamente nuovo rispetto al passato. Magnifico, mi hai anche invitato a citare il prossimo tema che affronteremo che è quello dell'accelerazione della tecnologia per l'industria agroalimentare. Ma con questa chiusura voglio ringraziarti ringrazia e ringraziamo te. Ettore Prandini per essere stato con noi e Grazie. facciamo una paura. buona giornata a tutti.